artista, blogger, hai curato anche la scenografia di questo spettacolo. Ciao! Ciao a tutti, sono Elisa Confiantini e mi sono ritrovata a realizzare un sogno, il sogno della mia vita, da egittologa autodidatta, se così si può dire. Mi piace moltissimo l'Egitto, la sua storia, i suoi personaggi, eccetera, quindi è da quando sono piccola che ho studiato i vari, appunto, vari personaggi, le loro culture, eccetera, quindi riuscire a personare Cleopatra è proprio un coronamento di un sogno, il sogno di una bambina in pratica, quindi non è stato facile, perché Cleopatra è è stata una donna fantastica, una delle donne secondo me più forti e più carismatiche nella storia. E, però insomma, piano piano sto cercando di immedesimarmi anche con trucco, parrucco, vestiti, eccetera, però insomma via, la difficoltà primaria non è stato tanto nello scrivere lo spettacolo, ma proprio nel recitare, perché oltretutto, no, questo spettacolo è frammezzato in scene ballate e scene recitate non parlate, quindi noi non parliamo ma ci sarà una musica in sottofondo. Quindi la difficoltà appunto è riuscire a far esternare determinati stati d'animo agli spettatori che ci vedano. Quindi appunto c'è le scene, la famosa scena dell'incoronazione, la famosa scena del tappeto a Giulio Cesare e la scena forse più importante che tutti conoscano, questa del famoso serpente che si muove anche. Fortunatamente non ce l'ha prestato lo zoo di Pistoia. Ma è finto, ma si muove bene. Quindi c'è appunto anche questa scena appunto della mia morte, quindi insomma si prova, si vede quello che... Noi ci si impegna, noi ci stiamo impegnando tanto, è da settembre che ci lavoriamo, io e Elisabetta Coppini che è l'insegnante di danza orientale, quindi abbiamo coinvolto tutto il gruppo delle ballerine, abbiamo coinvolto gli uomini, e poi abbiamo l'estetista, abbiamo la scenografa, abbiamo la narratrice, abbiamo un'altra insegnante che lei suonerà dal vivo la darbuka e abbiamo due cantanti che canteranno dal vivo, quindi diciamo nel nostro piccolo piano piano stiamo arrivando a un bello spettacolo. Un programma articolato per un palco anche importante, perché è la prima debuttata al Teatro Bolognini. Sì, infatti soddisfazione doppia. Proprio perché appunto qua da Pistoiese, io da Quarratina, pistoiese come sono, quindi oltretutto soddisfazione ancora di più, perché insomma il teatro Piccolo Bolognini insomma è un bel teatro, quindi ci hanno accettato la domanda, facciamo lì la prima, speriamo ci sia anche altre, cioè dopo la prima c'è la seconda, la terza, la quarta. Ecco, però poi nel contempo c'è la tua passione per i viaggi che ti ha fatto aprire questo blog. Il famoso blog di Girandolina, sì, è la mia passione che... Diciamo è una passione che ho appunto collegato anche al discorso appunto che io adoro la storia, quindi la maggior parte dei miei viaggi nascono appunto da questa mia passione, quindi io leggo molto, studio molto la storia, le biografie dei personaggi, insomma dei vari posti, dei vari paesi in cui appunto voglio visitare, e da lì insomma ho costretto mio povero marito Alessio, che non è uno tra cui piace tanto viaggiare, però da quando sta con me gli tocca, e si è girato abbastanza il moto, insomma si è fatto delle belle esperienze, e appunto ho deciso poi di aprire questo piccolo blog che nel suo piccolo insomma sta avendo... Ecco, che è un diario aperto come tutti i blog, sì. E hai lettori in tutta Italia. Sì, o addirittura sembra stanno anche dei lettori all'estero. Ho anche dei lettori all'estero, quindi insomma soddisfazione veramente, anche perché alla fine è una cosa che uno fa per passione, non c'è nessun tipo di lucro, quindi io recensisco appunto posti che vado, gli alberghi, i ristoranti, faccio le foto, posto i video, uso vari social network, quindi Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, insomma, quindi c'è poi tutta anche una rete dietro di social network che comunque hanno contribuito a farmi conoscere, e ha contribuito, questa cosa sono ancora molto più contenta, a conoscere anche altri blogger in Italia, quindi è tutto insomma un insieme di conoscenza, di persone, insomma, quindi sono molto contenta, insomma, quindi questa cosa sta andando avanti e mi piace, insomma. Senti, ma parli anche di Pistoia nel tuo blog? Sì, prossimo posto sarà Pistoia,
e siamo stati recentemente anche all'evento Toscana in Bocca, che è stata una kermesse culinaria molto importante, che ha avuto anche un grande affluenza, mi pare 25.000 persone, quindi insomma grande affluenza. E appunto siamo stati invitati sempre come blogger Girandolina, lì ho conosciuto altri blogger italiani, fra cui anche il famoso Armando, che si occupa della Gazzetta di Pistoia, che è uno dei blogger più famosi di Pistoia, Toscana, Italia, quindi diciamo ci ha permesso anche questa collaborazione appunto per Cleopatra, meno male, insomma siamo contentissimi. E niente, quindi prossima volta parlerò sicuramente di Pistoia, della storia sotterranea che abbiamo avuto modo di vedere un mesetto fa. Diciamo questa città che negli ultimi 10-20 anni sta rinascendo, cioè prima era più un discorso, prima era più famosa Prato per i locali, per i giovani, invece ora negli ultimi anni Pistoia sta rinascendo, meno male, perché è una bellissima città, un bellissimo borgo e insomma secondo me è una città che andrebbe promossa molto anche dal punto di vista culturale e turistico. Speriamo che anche con questo nostro spettacolino di riuscirci. Va bene, magari il prossimo, lo spettacolo successivo lo facciamo in costumi pistoiesi, ci inventiamo qualcosa. Ma certamente, siamo tutti disponibili, tutto il corpo di ballo. Uno spettacolo medievale. Sì. Però mi piace l'Egitto, però un po' una... Ma dice che però era arrivata una delegazione egiziana. Una delegazione egiziana nell'Ottocento dopo Cristo. Anche nell'Ottocento ci può stare bene. Ma ci inventiamo qualcosa, perché no? Non ci sono chiavi. Va bene. Grazie a voi. Niente, ti lascio alle tue prove. Ciao. Grazie. Ciao a tutti.